Strootman, tocco dentro per Dzeko, la palla è un po' lunga, ci arriva Dzeko, pallonetto su Karnezis, ma anche sulla traversa. Strootman dentro proprio per Nainggolan, che cade, si rialza, la mette dietro per Shaarawy, destro Karnezis in calcio d'angolo, due palle gol in 5 minuti per la Roma. Spazio per andare a puntare Samir, quando arriva da dietro con più campo da prendersi, Bruno Peres può essere devastante. Tocco per Strootman, dentro per Nainggolan, al volo Nainggolan, spettacolare gol del belga, ancora l'assist di Strootman, Raja Nainggolan, fa 1-0 dopo 12 minuti, è avanti la Roma. Strootman a largo per Shaarawy, area di rigore, c'è il raddoppio su Shaarawy che cerca la palla dentro, chiede un tocco di mano, arriva D'Amato e fischia calcio di rigore. Vedi, non ce l'aveva già lì, cioè non è che aveva la mano lì ed è stato colpito, gli è venuto l'istinto di abbassarlo. Parte Dzeko, sbaglia clamorosamente il calcio di rigore, mandando la palla nella curva dell'Udinese. Area affollatissima, la mette Kums sul secondo palo, Szczęsny va a salvare con un altro intervento prodigioso, se ho visto bene, su Felipe. Ancora Danilo, la rimette in mezzo, pallone corto, De Paul in area di rigore, Szczęsny ancora in calcio d'angolo, questa era più facile, ma doppio intervento del polacco. Largo per Bruno Peres, c'è Totti lì vicino, servito, Totti dentro per Nainggolan. Angolo battuto corto per Totti, che vuole il cross, lo mette dentro verso Dzeko, che è proprio in una giornata 2015-2016. Oggi non ce l'ha. Ha sbagliato di una porta quasi. Strootman in verticale, poi va dentro a dare una grandissima palla a Dzeko, che passa, entra in area di rigore. Dzeko con il destro, stavolta l'ha preso lo specchio, ma Karnezis ci ha messo le mani. Per cui Totti gira il pallone e la Roma vince ancora per 1-0, vince ancora da grande squadra, una vittoria fondamentale firmata Raja Nainggolan.